Ciao a tutti, oggi parliamo della FeLV, la leucemia felina nei gatti, che viene considerata una delle malattie infettive più importanti e più gravi nei gatti, ovvero una delle prime cause di mortalità dal punto di vista infettivo nei nostri gatti. Cercherò di spiegarvi questa patologia in maniera semplice, chiaramente, per farvi capire come funziona il virus, che cosa provoca, come si diagnostica e cosa è necessario fare per ridurre questa problematica. Prima di tutto, il virus della leucemia felina è un retrovirus, fa parte della famiglia dei retrovirus, simili, diciamo, alla famiglia dell'HIV e fondamentalmente questo virus viene trasmesso attraverso la saliva di gatti infetti. Raramente attraverso morsi e accoppiamenti, di solito generalmente è un virus che, non vivendo tanto nell'ambiente, cioè muore dopo pochi minuti nell'ambiente a causa degli agenti atmosferici, di solito la trasmissione avviene attraverso il grooming, il leccamento tra i gatti, avviene di solito per la condivisione di ciotole, per esempio, di acqua e di cibo. Può avvenire attraverso la lattazione da gatta positiva ai gattini e quindi tendenzialmente la trasmissione avviene attraverso la saliva. E non vivendo tanto in ambiente esterno, capite che ambienti in cui la popolazione felina è numerosa sono gli ambienti più a rischio, mentre invece ambienti dove ci sono pochi gatti sono ambienti meno rischiosi. La trasmissione quindi avviene attraverso la saliva. Una volta che il virus entra nell'organismo, ovviamente passa nel tessuto linfoide e poi tendenzialmente può avere diversi sviluppi. Possiamo avere una viremia persistente in cui fondamentalmente il virus arriva al midollo osseo e generalmente provoca la morte dei soggetti tendenzialmente nel giro di 3-5 anni. Oppure può avere una viremia latente, tendenzialmente il 66% dei gatti possono avere una viremia latente, di questi poi un 33% svilupperà comunque poi una viremia persistente, un 33% invece riuscirà a eliminare il virus senza, tra virgolette, problemi. Sono comunque statistiche, io tendenzialmente prendo sempre i numeri per quello che sono e quindi non mi baserei su questo 33% di viremia latente che poi non si ammala, ma mi focalizzerei sul fatto che un 33% sicuramente ha una viremia persistente e poi sviluppa la malattia entro 5 anni e avviene la morte. E l'altro 33%, anche se ha una viremia latente, poi sviluppa comunque la viremia persistente. Quindi parliamo di numeri abbastanza importanti. Una volta che il virus, ripeto, entra nell'organismo, che tipo di patologie può dare nel gatto? Tendenzialmente all'inizio non abbiamo grandi manifestazioni cliniche, sì, può esserci una linfadenopatia nelle fasi primissime, ma tendenzialmente il proprietario non si accorge chiaramente che il gatto ha preso la FeLV, mentre invece nel giro di 3-5 anni si sviluppano tendenzialmente dei quadri clinici abbastanza simili tra i gatti positivi alla FeLV. Prima di tutto sono tendenzialmente gatti rispetto i gatti positivi alla FeLV sono gatti più soggetti al linfoma rispetto ai gatti negativi. C'è un 60% di più rischio che il gatto sviluppi linfoma e molto spesso sono linfomi o multicentrici oppure la maggior parte sono linfomi che colpiscono il mediastino craniale, linfoma timico. E di solito causano poi un versamento toracico che crea ovviamente un'insufficienza respiratoria nel gatto e quindi poi se non si interviene ad aspirare il versamento, la morte del soggetto.
un altro quadro clinico molto frequente nei gatti positivi con la felve è un'anemia non rigenerativa causata da una plasia delle cellule della linea rossa, cioè praticamente non vengono più prodotti globuli rossi e quindi il gatto si spegne lentamente, più o meno lentamente. Molto spesso il proprietario si accorge di questa anemia ormai nella fase tardiva e quindi il gatto arriva che è molto grave. L'anemia può esserci anche a causa di infezioni secondarie, perché fondamentalmente questi gatti sono immunosoppressi e quindi sono più suscettibili a infezioni come per esempio emobartonella, micoplasma chiamato ora, Felis, che ovviamente può dare un'anemia. E quindi questi gatti FeLH positivi sono più soggetti ai micoplasmi, alla vecchia emobartonellosi che viene trasmessa dalle pulci. Un'altra patologia che possiamo vedere nei gatti FeLH positivi sono le stomatiti, anche quelle diciamo con infezioni secondarie da calicivirosi, e nelle fasi tardive possiamo avere dei dimagrimenti, anoressia, però fondamentalmente diciamo che le due patologie che vediamo più spesso nei gatti FeLH positivi sono il linfoma mediastinico a livello di torace, che crea versamento e quindi difficoltà respiratoria nel gatto, e l'anemia, quindi gatti che pian piano si spengono. Come si diagnostica la FeLH? La FeLH si diagnostica con dei test, esistono dei test in commercio che permettono di vedere se il nostro gatto è positivo alla FeLH. Proprio per il discorso che vi dicevo prima sulla viremia persistente, la viremia latente, è chiaro che se un gatto è FeLH positivo e sta bene, è consigliato rifarlo dopo un paio di mesi il test per verificare se è una viremia latente o persistente. Se invece arriva, diciamo, con dei segni clinici già evidenti, per esempio con linfoma mediastinico o con l'anemia, è chiaro che una positività al test ci porta ovviamente a pensare che sia una viremia persistente, che sia nelle fasi finali della malattia. Come facciamo? Esiste una cura? Allora, non esiste una cura, esistono dei farmaci antivirali che possono aiutare il gatto, ma purtroppo ad oggi l'unica soluzione per proteggere i nostri gatti dalla leucemia felina è la vaccinazione. Una vaccinazione che è fondamentale, che è importantissima da eseguire a tutti i gatti, in modo che riduciamo fondamentalmente l'incidenza poi di questa patologia. Quindi in questo video voglio sottolineare ancora una volta l'importanza della vaccinazione contro la leucemia felina nei gatti e ovviamente i vari richiami annuali, ricordatevi sempre. Altra cosa che è essenziale fare nel momento in cui abbiamo un gatto positivo, l'ideale sarebbe quello di non farlo uscire, dovrebbe vivere in casa, sia per gli altri gatti, in modo tale che non infetti gli altri gatti, ma sia per se stesso, perché chiaramente i gatti FeLH positivi sono più delicati, sono immuno compromessi, quindi sono più suscettibili alle infezioni, per esempio toxoplasma, ai vermi, alle pulci, agli acari, e quindi è sostanziale cercare di tenerli in casa per quel motivo, per allungargli la vita. E cosa sarebbe necessario fare? Sarebbe necessario testare i gatti spesso e cercare di chiaramente isolare i positivi per ridurre l'incidenza, soprattutto questo nei gattili e nelle colonie feline, e molto spesso purtroppo questo non viene eseguito, non è fattibile, ha dei costi, sarebbe necessario avere delle strutture con reparti separati, ma separati seriamente, con personale attrezzato,
quindi è un po' complessa la situazione, però fondamentalmente bisogna lavorare in quella direzione. È molto importante sapere che vaccinando la maggior parte dei gatti si riduce comunque l'incidenza di questa malattia. Io stesso 12 anni fa iniziai nel mio paese con la mia struttura a ovviamente fare il medico veterinario, e il numero di casi di leucemia felina all'inizio rispetto ad oggi sono notevolmente diminuiti. Noi eseguiamo il test per la leucemia felina praticamente a tutti i gatti, i nostri pazienti, quando vengono sterilizzati, e quindi abbiamo, diciamo, una buona statistica e effettivamente troviamo sempre meno casi positivi, e fortunatamente abbiamo una buona risposta da parte della nostra clientela che vaccina con regolarità i loro gatti, e i gatti vaccinati effettivamente difficilmente poi li ritrovi positivi. Quindi vuol dire che la vaccinazione è la strada per riuscire a risolvere questo problema. Spero che questo video vi sia piaciuto. Vi ricordo di iscrivervi al canale, di lasciare le vostre domande se siete interessati a qualche altro argomento, e noi ci vediamo al prossimo video. Un saluto a tutti.